è chiaro che qui parliamo di concetto, non parliamo di fatti concreti, ma veniamo anche ai fatti concreti. È evidente a nostro avviso che il nostro sistema di vivere sociale deve affinarsi ulteriormente. Dobbiamo pensare a un modo di vivere che coinvolga tutte le fasce sociali, in particolar modo gli anziani. Noi crediamo che gli anziani siano una risorsa, non crediamo che siano persone unicamente da assistere. Secondo noi sono delle risorse. Sono delle risorse e ci sono delle prove evidenti nell'ambito del volontariato. Noi l'altro giorno siamo stati al GEF, ci hanno presentato la loro attività, ci hanno detto cosa fanno. Noi abbiamo visto delle persone, mediamente tutti pensionati, con una motivazione fortissima. Abbiamo visto persone che credono in quello che fanno, che hanno uno spirito giovane. Allora noi dobbiamo concepire il nostro sistema di vivere come un sistema di vivere dove la comunità riesce a motivare gli anziani nel vivere la vita, ma soprattutto dare un contributo a quella che è la vita sociale dell'intera comunità. Diciamo che abbiamo previsto nel nostro programma, ci sono alcuni punti, se volete sono di dettaglio, tipo il co-housing, dove in buona sostanza si prevedono modalità abitative dove gli anziani possono supportare famiglie con bambini piccoli, quindi integrarli nella vita quotidiana, quindi non so, ci viene l'idea di poter integrare l'assistenza, cioè utilizzare le persone anziane per assistere i bambini in modalità abitative che siano integrate fra di loro piuttosto che situazioni di altro genere. Grazie. Grazie a lei, grazie a voi. Allora, adesso siamo andati bene. Scusa, sono un po' rintronato. Vai, scusa. Dunque sì, per redigere il bilancio programmatico 2014-2016 abbiamo fatto uno studio attento della situazione del nostro territorio per comprendere effettivamente, come vi dicevo prima, quali sono le percentuali di anziani nel nostro territorio. Come prima vi dicevo, c'è una percentuale di anzianità che è del 197,8% con un'età media in crescita. Negli ultimi 3 anni l'età media è aumentata di 2 anni, cioè se 3 anni fa l'età media era di 44 anni e mezzo, adesso è di 46 anni e mezzo. Quindi questo ci serve per 2 aspetti fondamentali. Il primo è perché dobbiamo essere pronti a prepararci a investire molte risorse per l'assistenza alla terza età e agli anziani, nello stesso tempo perché dobbiamo adottare politiche che ci consentano di portare nel nostro territorio giovani e famiglie. Primo punto, per quanto riguarda l'assistenza agli anziani abbiamo sottoscritto un protocollo con le organizzazioni sindacali, lo SPCGL per esempio, per promuovere diversi progetti. Il primo è il progetto Badando, una vera e propria lista albo dei badanti formate dal comune di San Lazzaro che consentono a prezzi calmierati, a prezzi accessibili alle famiglie che ne hanno la necessità di avere delle persone preparate e qualificate. Questo ci consente non soltanto di non far fare una gincana tra le persone che svolgono questo lavoro, ma anche di far emergere il lavoro nero e attraverso i voucher consentire delle persone qualificate garantite dal comune che siano anche retribuite in modo corretto. Sono stati stanziati 400.000 euro nel bilancio perché l'ASP Rodriguez ha proposto di edificare all'interno del proprio comparto 14 alloggi per le persone anziane parzialmente non autosufficienti. Noi abbiamo destinato il 40% delle risorse del bilancio al servizio alla persona. Quindi abbiamo una serie di iniziative straordinarie. Dobbiamo puntare molto anche su un altro aspetto, su una città accessibile dal punto di vista del movimento. Proprio qua con WISP e con tutte le società e le associazioni sportive sul territorio abbiamo progettato una città accessibile per prevenire l'invecchiamento e quindi la non autosufficienza. Per gli anziani autosufficienti abbiamo istituito invece un progetto che si chiama Botteghe 2.0, perché noi abbiamo degli anziani che però hanno lavorato per una vita in legno, in ferro e si vorrebbero ancora rendere disponibili. Nel progetto di riqualificazione della zona artigianale della Cicogna è previsto che queste persone possano iscriversi e insegnare ai nostri giovani l'insegnamento di queste vecchie mestieri. Grazie, chiudo io. Sì, grazie. Sono stato anticipato, sono anche l'ultimo. Gli anziani, sicuramente anziani sono un termine che vuol dire tutto e vuol dire niente, ma quello che è considerato anziano sicuramente non è, va visto innanzitutto come risorsa, cioè come colui che detiene.
mantiene la cultura, la tradizione sia locale che di certi mestieri, come si diceva prima, e quindi questo va diciamo, valorizzata questa risorsa, soprattutto favorendo l'incontro tra i più giovani e i meno giovani. Sicuramente però l'aspetto che impatta di più su un comune è la parte assistenziale. Allora, sicuramente saranno sempre più fondamentali le associazioni, le associazioni, perché oggi il welfare pubblico non può più sostenere e non potrà sostenere la domanda di servizio, quindi vanno favoriti in tutti i modi possibili l'incontro tra l'associazione, il comune e chi ne ha bisogno. Ma il tema che è stato trattato è quello dei rapporti con l'azienda Ostipolonia, cioè l'azienda Ostipolonia deve dare dei servizi, ma bisogna contattare con l'azienda Ostipolonia che la base di calcolo del bisogno di servizi all'anziano. Cioè, oggi l'azienda conta che un 2% degli over 70 abbia bisogno di qualcosa, e chi è paga una percentuale più o meno, mi sembra, mi si corregga se sbaglio. Cioè una percentuale, secondo me, a dir poco ridicola, perché il 2%, io spero di non per dire che solo il 2% della popolazione anziana può avere bisogno di un ausilio, ma soprattutto dell'età, cioè chi ha meno di over 70 ha bisogno di un ausilio, dove lo mettiamo? Per cui è un tema complessivo che vede, quindi l'associazionismo, favorire l'aiuto dell'associazionismo, sicuramente favorire l'incontro giovani e meno giovani, spingere con l'uso, cosa che non è stata fatta con una certa forma, l'adeguatezza dei servizi e soprattutto adeguare l'urbanistica anche a queste fasce di popolazione. Grazie. Grazie a Dio. Allora, sarebbe rimasta l'ultima domanda. Adesso a questo punto vorrei dire che voglio fare un complimento ai candidati perché sono stati bravi nei tempi. Vorrei fare un complimento a voi perché avete smesso di applaudire e questo ha consentito a loro di parlare, quindi di ascoltare e di capire cosa ci vogliono dire. Se volete proprio fare un applauso, fatelo a tutti coloro che a vario titolo hanno reso possibile questo incontro. Vorrei chiedervi come vi è sembrato, se vi interessa il mio punto di vista. A me è parsa una cosa parecchio interessante, adesso rimane un'ultima domanda che è un pochino più specifica sulle elezioni. Mi è parsa una cosa interessante, forse anche a voi come a me è balzata all'attenzione la mancanza della rissa, alla quale ormai non si può più fare a meno. Qualunque cosa si vede in televisione, si vede la gente che si insulta, che urla, che sbraita. Qui non l'hanno fatto, sono molto contento perché hanno parlato dei problemi che ci riguardano. E quindi io giudico un fatto positivo, perché chi ci deve amministrare deve essere capace di farci capire più che diciamo, istigare gli istinti peggiori che stanno dentro ognuno di noi. E vi rammento che se vi ritenete utile, devo dire che i signori che sono su hanno tutti o quasi tutti sottoscritto un abbonamento alla rivista, e di questo vi ringrazio perché non penso che sia stato un gesto, diciamo così, utilitaristico, ma penso che l'abbiano fatto perché sono convinti che la rivista serve. Se lo pensate anche voi, vi rammento che c'è la possibilità di appunto abbonarsi e di avere la tessera per gli sconti, e fatelo prima di andare via e prima di dedicarvi al buffet. E dicevo, finiamo parlando delle elezioni in maniera un po' più specifica, delle elezioni di domenica, e con una domanda che contiene tante piccole domande, che sono queste. Se volete prendermi nota, perché poi il padre Errato comincia Barilla e chiude Bertuzzi: quanto ha speso per la campagna elettorale? Chi ha pagato? Perché non ha annunciato? Lo chiedo perché se qualcosa mi è sfuggito chiedo scusa, ma io non ho percepito l'annuncio di nessuna squadra di assessori con i quali ognuno di voi governerà se sarà eletto. Quale priorità si dà per i primi 100 giorni di legislatura e perché dovremmo votare per lei? Quindi comincio a parlare. Dunque, la spesa complessivamente direi che ammonta a circa 1.000 euro, e l'abbiamo pagata noi. Ci
diciamo, i partecipanti alla lista sono sostanzialmente autostrati. E la squadra degli assessori non è fatta perché la ritengo intanto una come dire, manifestazione di supponenza e è un'attività al momento non utile, laddove per l'appunto non ho quella voglia e la presunzione di fare una squadra, perché sono assolutamente totalmente convinto che sbaglierò i miei avversari. Quale priorità si dà per i primi centri? Ah, scusi, esatto, perché ho scritto, non sono, ho letto anche male quello che ho scritto. Dunque, le priorità sono l'assessore, come comunque c'è scritto nel programma, assessorato al commercio, assessorato alla famiglia, alle nuove povertà, fondi per il commercio, fondi per le nuove povertà, diminuzione della tassazione. Perché dovremmo votare per lei? Perché noi siamo una forza matura e responsabile con un programma completo e soprattutto siamo persone di dialogo e persone assolutamente posate e capaci di affrontare la complessità della macchina amministrativa di un comune come Sallanza. Grazie. Grazie a lei, prego Poggio. Dunque, mi dicono che abbiamo speso fino ad oggi 1200 euro, soldi che abbiamo preso naturalmente dalle nostre tasche, abbiamo pagato, ho pagato io sostanzialmente, che come candidato sindaco sono io che devo pagare. Le altre domande le chiedo scusa, quali erano? Perché non ha annunciato la squadra degli assessori con i quali pensa di governare se sarà eletto? Beh no, la squadra degli assessori è stata data, è stata pubblicata la squadra degli assessori. Quindi potevate darla anche lì dal Sanato. No, le chiedo scusa, no, le chiedo scusa, ho confuso la domanda, io pensavo al consigliere, chiedo scusa. No, gli assessori, chiedo scusa. No, gli assessori li stiamo selezionando, siamo in fase di ultimazione della selezione, abbiamo degli esperti del movimento che ci stanno assistendo in questo tipo di operazione, ne abbiamo già individuati tre sostanzialmente e nei prossimi giorni dovremo avere la lista completa. Quale priorità si dà per i primi 100 giorni? Allora, per i primi 100 giorni la nostra priorità è quella di capire se c'è possibilità di fermare l'intervento su Ince, sapendo che è una battaglia persa, ma per noi questo è l'aspetto fondamentale. Stiamo già lavorando anche su questo, stiamo anche lavorando su tutti gli altri aspetti di interventi che sono stati previsti dal Comune. Mi scusi, un'altra domanda? Perché dovremmo votare per lei? Perché, visto che qua sono io. Certo, perché io rappresento il Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle ha delle regole chiare, siamo tutte persone incensurate, siamo persone che non faranno due mandati, non faranno più di due mandati, siamo persone che siamo al di fuori dai conflitti di interessi e siamo persone oneste e siamo persone che stanno dalla parte dei cittadini, noi vogliamo fare gli interessi della comunità. Grazie. Grazie a lei. Isabella. Allora, quanto abbiamo speso? Il budget dato dalla nostra tesoriera del Partito Democratico di Sallanza è di 10.000 euro circa, di cui 2.500 euro li ho pagati io. La restante parte sono frutto dei proventi della festa dell'unità dei nostri volontari che chiudono dei tortellini e delle cene di autofinanziamento e degli aperitivi di autofinanziamento che abbiamo fatto tutti insieme. Le priorità nei primi 100 giorni. Allora, le priorità sono queste. Mi è dispiaciuto che oggi non se ne sia parlato, perché le priorità sono lavoro giovani, Portobello e... Dopo c'è una domanda che sì. Può offrire l'opportunità. Ottimo. Perché? Perché la prima priorità per noi è Portobello. Portobello è un supermercato solidale sulla base del quale si individuano non le fasce di povertà, ma le aree grigie, cioè le persone che hanno perso il lavoro, le persone che attualmente hanno una famiglia e fanno fatica a mantenerla. Queste persone potranno accedere nel nostro sportello sociale, sulla base del loro reddito gli verrà consegnata una scheda con dei punti. E all'interno di questo supermercato, che sarà un supermercato come tutti gli altri, saranno contenute delle derrate alimentari che Conad, con le quali abbiamo già preso contatti, Coop, Buitoni, Barilla, i grandi marchi,
daranno delle derrate alimentari gratuitamente, tutto questo supermercato sarà gestito da volontari e le famiglie che hanno dei momenti di difficoltà, dei periodi di difficoltà, potranno andare a fare la spesa comunque con una grande dignità e utilizzando questi strumenti per un valore complessivo di 250 euro al mese. Questo è il primo, una priorità che ci vogliamo dare nell'immediatezza e anche un disegno del traffico. Non ci hai detto nulla sulla squadra degli assessori? Squadra degli assessori. Allora, noi abbiamo delle persone straordinariamente preparate, che sono anche alcune di queste candidate in lista con noi. Abbiamo delle persone non iscritte al Partito Democratico che si sono candidate nelle liste a sostegno della mia candidatura, che sono altrettanto preparate e sono molto entusiaste di far parte di questo progetto. Io ritengo che il bilancio e l'urbanistica debbano essere in capo al sindaco, e ve lo dico senza tanti giri di parole perché io ho visto troppe volte sindaci che si sono ritrovati comunque responsabili di operazioni fatte dai propri assessori all'urbanistica. Il villaggio, ad esempio, di cui ho sentito parlare, lo chiamano villaggio Manciatelli, nessuno l'ha mai chiamato villaggio Schippa, quindi per questo motivo gli assessori, io penso che devono essere giovani, preparati e competenti, perché votare per noi, però quale già spiegato. Votare per noi, di otto, prego. Allora, io ho speso una bellezza, direi di circa 230-240 euro, tranne la pagina di 230-240 euro. Con la quale lei sa che noi andremo alle banche, vero? Esatto, tranne la pagina sulla rivista Libera Sall'Albero, che è stata offerta dalla Fondazione Ricostruiamo il Paese per Tosi. Chi ha pagato? Beh, a parte quello, ho pagato io con soldi miei. La squadra degli assessori non l'ho ancora fatta, perché in parte per problemi di tempo, perché se non avendo una struttura dietro, il candidato sindaco è quello che ha dovuto organizzare tutta la campagna, ma anche perché sto ancora cercando di convincere un paio di persone che ritengo molto preparate, anche se giovani, eventualmente a fare parte. Le priorità dei primi 100 giorni sono, innanzitutto via la sosta a pagamento per chi è residente, chi a San Lazzaro ci abita e chi a San Lazzaro ci lavora, iniziare la revisione delle spese di bilancio, ma soprattutto iniziare a ridurre la burocrazia in carico ai cittadini. Perché votare per noi? Perché io nella mia lista sono l'unico che ha un'esperienza politica, se politica si vuole chiamare, di 5 anni di consiglio, qui siamo una lista civica che, seppur con un programma tendenzialmente che può apparire legato al centrodestra, non avendo un partito di riferimento che lo dice cosa deve fare, può sicuramente dialogare realmente per il bene della cittadinanza, senza aver paura che una cosa proposta da un altro che politicamente dovrebbe essere distante non venga approvata, perché proprio è solo distante. Grazie. Grazie. Conclude per lui. Grazie. Allora, spesa campagna, penso che chiuderemo intorno ai 2.000 euro, quindi più o meno spese anche ai colleghi. Cosa più, cosa meno, se chiuderemo, abbiamo ancora una settimana davanti, dipende quanti manifesti in volantini dobbiamo ancora stampare e distribuire. Chi paga? Noi. Abbiamo andato in tasca, abbiamo, ovviamente chiediamo anche fondi a chi si vuole dare, anzi colgo l'occasione, sul nostro sito c'è l'IBAN del nostro conto, se qualcuno gentilmente vuol farci il versamento ne saremo grati. Bisogna dire che però è a mio favore, perché altrimenti la banca rimbalza indietro, sono delle regole strette. Qua assessori, ci stiamo pensando, ce ne sono che alcune persone si sta parlando, adesso vediamo, per il ballottaggio, adesso non so chi si confronterà con noi nel ballottaggio, noi ci avremo la nostra squadra di assessori, comunque il numero di tre. Perché totale tre assessori. Tre assessori in totale, perché abbiamo visto che alla fine anche in questi due anni amministrativi si sono fatti. Il peso è stato sul due assessori. Priorità di primi 100 giorni. Allora sì, a meno di altri sgambetti, tipo la delibera che ha detto sull'urbanistica di... Cosa facciamo? Non è il caso di...
La delibera sul della proroga dei termini ai costruttori è riaprire il tavolo, come abbiamo chiesto da subito per l'Inice, e riaprire i tavoli di partecipazione con i cittadini, così come abbiamo fatto, per scrivere il programma. Ci abbiamo lavorato un anno su tavoli aperti di partecipazione, stessa cosa vogliamo fare sui progetti che sono la moneta complementare, la cooperativa di comunità, non mi vengono in mente tutti, ma abbiamo una serie di progettazioni. Quello che ho detto, dobbiamo cambiare la società perché la società sta cambiando, e la faremissimi cittadini, il nostro primo obiettivo è la partecipazione. Perché votate noi? Perché siamo più simpatici, ovviamente. E da 10 anni che stiamo lavorando per il comune, vi ho detto in tutti i vari interventi, gli unici che hanno fatto proposte alternative a questa amministrazione è stata Resta Civica, noi cittadini. Allora, grazie. Io voglio dirvi, ribadire i complimenti ai candidati perché sono stati bravi, non hanno lanciato provocazioni. Una cosa che avevo dimenticato, sono tutti 5 cittadini di San Lazzaro. Ora, questo non era per nulla scontato. Abbiamo visto 10 anni fa che si è aperto un paracadute e ci ha regalato un sindaco che si ritiene San Lazzarese, però dall'altra parte del fiume, dov'è Bologna. Ma al di là del fatto, di quel fatto lì, è stata una scelta maturata non qua, non sul territorio. Questi candidati perlomeno sono nati politicamente, diciamo, come candidatura qui sul territorio. Credo che non sia una cosa banale. Se ci fosse il Marzullo adesso direbbe: fatevi una domanda e datevi una risposta. Siccome siete stati bravi, vi dico, se c'è un tema che non è stato toccato, perché insomma comunque siamo stati bravi, in 2 ore abbiamo parlato di un sacco di roba, mi pare, e però potrebbe essere che c'è qualche tema che è sfuggito, ognuno di voi sceglie di quale tema parlare, magari lo facciamo in 1 minuto, perché questo ci lascerebbe il tempo di brindare prima con loro, perché è giusto fare gli auguri per l'impegno che stanno mettendo in qualcosa che riguarda tutti noi, che riguarda l'amministrazione di questa collettività, e poi per tutti voi, per consumare, se basterà, quello che c'è, mi auguro di sì, e poi ci salutiamo tutti e lasciamo liberi i responsabili della sala. Comincia, non lo so, Poggi, mi sembra una buona scelta. La domanda che farei, alla quale darei una risposta, è consentire e mettere in atto tutti i sistemi possibili perché la cittadinanza sia, perché il comune, l'amministrazione comunale sia trasparente, quindi mettere in piedi meccanismi di partecipazione della cittadinanza a quelle che sono le scelte del comune. Questo può avvenire attraverso varie fasi, con metodi diversi, possono essere delle assemblee che vengono fatte periodicamente, aperte a tutta la cittadinanza, con temi di confronto vari, dove comunque l'amministrazione comunale si avvicina ai cittadini. Secondo noi vanno evitate tutte quelle situazioni per cui le scelte calano dall'alto e alla fine ci si trova in situazioni difficili da gestire. Grazie. Vedi che ti ho lasciato un'opportunità, siccome se non abbiamo parlato di questa cosa, decidilo tu. Ah, ecco, questo è molto grave perché non so da dove cominciare. Non saprei proprio come fare. Cosa facciamo per i giovani, per il lavoro, perché è un tema fondamentale, per rilanciare il lavoro non soltanto per i nostri ragazzi ma anche per le persone che hanno perso il lavoro e che hanno più di 40 anni ad esempio. E noi abbiamo immaginato di fare un grande progetto di riqualificazione della zona artigianale della Cicogna, perché ci sono dei capannoni che sono inutilizzati. Bene, noi abbiamo già individuato uno dei capannoni più adatti. Per fare cosa? Per inserire delle postazioni di computer e scrivania, aprendo un bando aperto a tutta la provincia di Bologna per le giovani partite IVA, non soltanto quindi per i giovani che sono appena entrati nel mercato del lavoro, ma anche per gli esodati di 55, 56, 57 anni che devono aprire una partita IVA per pagarsi i contributi fino al raggiungimento dell'età pensionabile, lì avranno un luogo dove lavorare. Un incubatore di start-up, perché le giovanissime imprese appena nate hanno bisogno di
gli aiuti ad esempio a reperire fondi presso gli istituti di credito e poi Botteghe 2.0 per coinvolgere anche i nostri anziani. Abbiamo fatto una cosa di una portata straordinaria che si chiama SAN 2014, Start Up Now. È stato un evento straordinario in cui abbiamo sottoscritto il manifesto metropolitano per l'innovazione. San Lazzaro è stato il capofila, il comune capofila protagonista di questa innovazione. Abbiamo convogliato tutte le start-up, tutte le giovanissime imprese che hanno voglia di investire sul nostro territorio e che porteranno lavoro nel nostro territorio. Ieri eravamo a Conserve Italia per celebrare le nostre eccellenze. Penso a Poggi Pollini, penso a Logitech, penso a Tebo, perché abbiamo delle straordinarie imprese sul nostro territorio e l'ente locale deve diventare un facilitatore. Noi dobbiamo aiutare le imprese. Per questo, nei primi 100 giorni, apriremo uno sportello dedicato alle imprese. Abbiamo un minuto anche dedicato alle imprese in cui in 5 giorni lavorativi chiunque vorrà investire sul nostro territorio e aprire un'attività commerciale potrà avere tutte le risposte. Un minuto, diciamo quello che bisogna parlare è la viabilità e l'ambiente, ci sono due temi strettamente correlati, c'è bisogno di rivedere tutto il sistema della viabilità, sensi unici, semafori utili e sicurezza stradale. Si deve passare dalla sicurezza stradale passiva, cioè un controllo con l'auto veloce, una sicurezza stradale attiva che fa veramente lezioni. Posso chiamare tra 5 minuti? Rete di piste ciclabili, la bicicletta deve diventare, deve avere la fare in comunità con mezzo di spostamento, casa lavoro, della macchina e dell'autobus, se non può essere vista dall'amministrazione come mezzo per la gita domenicale. E questo si attacca con la riqualificazione di tutte, quella parte di piste ciclabili che oggi hanno ghiaino oppure hanno del fango, per esempio giorno di Milano perché piove. Grazie Diotto, per tutto. Sì, così questo un po' di tempo perché dovete parlare per noi perché non lo vedevo prima. I nostri progetti penso che li abbiamo già presentati, li abbiamo già parlato tantissimo, in molte occasioni. Noi abbiamo, a differenza dei colleghi, una caratteristica che non ha nessuno. Siamo l'unica lista che non ha nessun legame al di fuori di San Lazzaro di Sara. Voi non abbiamo legami con partiti, movimenti, blocchi, associazioni, nulla. Le nostre scelte saranno libere e pulite da ogni tipo di ingerenza, cosa che possiamo dire solo noi. Noi, se avete visto, non abbiamo nessun nome di leader sul nostro simbolo, non abbiamo aspettato benedizioni da questo ministro o da un sottosegretario, da un presidente o da un altro sindaco. La lista noi cittadini è fatta solo dai cittadini di San Lazzaro e renderà conto solo ai cittadini di San Lazzaro, non ad altri e non a lobby o ad altri movimenti o partiti. È l'unica lista civica. Grazie. Concludo la realtà. Dunque, io credo che si debba puntare sulla comunità. Per puntare sulla comunità noi dobbiamo puntare sull'educazione dei giovani e quindi dobbiamo puntare sull'istituzione di convenzioni sul territorio San Lazzarese con l'Università di Bologna. Dobbiamo puntare sullo sport. San Lazzaro ha avuto una tradizione sportiva nel basket, io vengo dal basket, e nella pallavolo negli anni 80 di eccellenza assoluta. Qua a livello giovanile, a livello italiano, San Lazzaro era tra le prime squadre giovanili di basket d'Italia. Deve tornare ad essere una realtà che attira i giovani e li avvicina verso lo sport. Deve essere una città a misura di famiglia. Ed è anche per questo che io ho proposto l'istituzione del distretto di un pronto soccorso per animali, che badate che non sono soldi persi, buttati via, l'animale d'affezione in una società che invecchia è spesso e volentieri l'unico compagno della persona che ha una persona in casa, quindi è un servizio che viene fatto alla persona. Quindi io credo che noi si debba puntare su questo, su una visione della comunità e quindi anche sul commercio, quindi rilascio quello che ho detto prima, perché San Lazzaro deve essere un posto
bello dove vivere, deve essere un posto dove i giovani tornano e hanno piacere di restare. Grazie. Bene, ringrazio voi. Abbiamo fatto due ore belle intense, belle piene. Adesso, se volete scatenarvi in un applauso collettivo, va bene. Per applicare anche l'altra.